Questo è Bussella, mi dissero. Quando ho vinto il concorso ci andai come segretario comunale. Un paese come tanti, con la sua brava rovina romana, una bella chiesa che meriterebbe d'essere monumento nazionale, l'immancabilmente brutto monumento ai caduti della guerra 15-18, qualche vicolo pittoresco e il palazzotto del comune dove mi sistemai subito. Ci si stava abbastanza tranquilli tutto sommato. Avanti il primo! Che c'è? Ma qui l'ultimo ragazzino non c'è scritto. Vai a vedere. Ma come non c'è scritto? È questo qua. Ha scritto così piccolo, neanche si vede. È piccolo, piccolo. Vabbè, il ragazzino pure piccolo, eh. Non mi fare perdere tempo, che io devo lavorare. Avanti un altro! L'unico guaio, un guaio purtroppo diffuso alle nostre parti, era che per attingere acqua si doveva scendere al fontanile, distante un paio di chilometri, ci fosse il sole o diluviasse. Oh, ragazzi, leva un po' quel barile che devo prendere l'acqua. Non lo posso levare. Perché? Perché devo prendere l'acqua per le bestie. Che mi interessa a me delle bestie? Dai, io devo prendere l'acqua, devo andare a fare da mangiare. Beh, io non me levo adesso. Aspettate che si riempie prima il barile. Caro mio, bisogna che li impari a conoscere le donne. Senti come sono prepotenti. Sì, pure prepotenti dopo che abbiamo fatto tutta questa strada a piedi. Ma piuttosto, loro che sono consiglieri del comune dovrebbero farla venire in paese l'acqua invece le faccio scendere fino qua giù. Ragioni, chi dice donna dice danno, ma in questo caso hanno ragione. Meno male che c'è chi c'è da ragione. Così pieno, dai. Certo, era faticoso per le donne, che ne facevano una colpa ai dirigenti del comune. Tanto che un giorno il ragionier Giovanni si stancò di sentirselo dire e ad una ormai famosa seduta di consiglio accadde che... Eppure il fatto del pascolo è a posto. Andiamo a dormire. Ma sei dormito fino adesso? Parli tu per forza che si addormenta. Rimandiamo martedì. Un momento, io volevo parlarvi della questione dell'acqua. Acqua? Ma l'acqua non c'è. E per questo bisogna parlarne. Tutti quelli che sono venuti qua non hanno fatto altro che prometterla. Sì, quelli... Ehi, la promettevano pure 100 anni fa, e forse anche prima. Una volta è passato Franceschiello giù dalla strada bassa. A quei tempi il sindaco era mio bisnonno. Gli andò incontro e gli parlò della questione dell'acqua. Franceschiello si affacciò alla carrozza, guardò in su e dice: che belle vigne che avete! Dice: bevetevi il vino, è stato buono! Se ragioniamo così, allora... Ma come vuole ragionare? Ragioni. Questo è un paese che non interessa a nessuno. Per portare l'acqua dalle Tre Croci ci vogliono milioni! Ma chi c'è lì? Da ragioni. I giornali sono pieni di milioni. Miliardi che il governo spende per questo, per quello. Io non capisco perché non dovrebbe spenderli anche per noi. Certo che se rimarremo a guardarci in faccia, non succederà mai nulla. Ma tu ci credi ai giornali? I giornali sono tutta propaganda. Vabbè, sarà propaganda. Intanto però a Falloro non avevano il ponte e adesso ce l'hanno. A Barsana hanno rimboschito tutta la montagna e la Sicilia cambia faccia di giorno in giorno. Proviamo anche noi, non sarà mica la fine del mondo. Ma sai quante volte ci hanno provato? Mandavano su carte, carte, e cosa hanno risposto? Buone parole. E vabbè, mandiamole queste carte. Vuol dire che se risponderanno soltanto con le buone parole, la colpa non sarà nostra. E mandiamole, per questo siamo qui. Vabbè, a chi bisogna fare la domanda? Dipende, dipende. C'è la Cassa del Mezzogiorno, le aree depresse, i piani... Sono cose complicate, poi troppe pratiche bisogna fare, cose lunghe, ragioni. Segretario, bisogna fare qualcosa di nuovo, altrimenti lei si ingrassa. Non era pigrizia da parte mia, perché io, malgrado le apparenze, non sono privo affatto. Era che sfogliare gazzette ufficiali non è mai stato il mio forte. Di giorno, figurarsi di notte. Le deliberazioni verranno sottoposte all'apposita commissione presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Ma questo è il solito.
Ogni decisione circa l'appalto è demandata. Ma quello l'abbiamo già visto ieri. Ma sono cose complicate, tanti ministeri, tanti uffici. E poi a quest'ora. Bisogna vedere, bisogna vedere. Ho capito, qui non si vede niente. E va bene, andiamo a comprarci gli occhiali in città. Che? Andiamo a comprarci gli occhiali in città? E andiamo a comprarci gli occhiali in città. Ma il ragioniere voleva spuntarla a ogni costo. E allora andammo in prefettura. Poi ci vuole l'ultimo bilancio del comune e la dichiarazione che la spesa è di pubblica utilità. Pubblica utilità? Altro che pubblica. E che me la devo bere io l'acqua? Lo so, ma queste sono le disposizioni. E dico, ma va tutto preparato subito? Ah, si capisce, se la pratica non è completa non va avanti. Già. Almeno fossimo sicuri che serve. C'è una legge sugli enti locali e il governo ha stanziato 70 miliardi. 70 miliardi? Ma allora... ma distribuiti in 35 anni. E l'ultima volta che sono stato a Roma c'erano domande per più di 200 miliardi. Allora è inutile. Ma proviamo prima di dire che è inutile. Ma è giusto, bisogna sempre provare, specialmente per le cose indispensabili. Più indispensabili dell'acqua. Proviamo. Signori miei, non abbiamo mica ereditato una situazione molto simpatica. Ci sono 1000 anni di povertà da dimenticare. Prima non se ne facevano domande, tanto non c'era niente da dare. Si capisce, miracoli nessuno li può fare. Essenziale è che sia cominciato. Si è fatto più in 10 anni dalla fine della guerra che in tanti secoli prima, non è vero forse? Questo è soltanto il principio. Soltanto il principio? Ah, sì. Quindi queste pratiche le dovremmo fare tutte? Ah, certamente. Tutte? Ma sicuro. Le faremo. E incominciò la sarabanda delle pratiche. Ci volle addirittura un archivio a parte. E intanto dovevo svolgere il mio lavoro ordinario. Acquedotto municipale. Ma tu di nuovo qua sei. Io te l'ho dato il certificato. E ce ne vuole un altro. Qui c'è che sono nato nel 1835 e dicono che sono troppo vecchio per fare il carabiniere. Tu troppo vecchio? E se non mi cambi il certificato qui risulta che ho 120 anni. Tu cuoque? Che? Niente. Torna domani e avrai il certificato nuovo. Tutte queste carte che vogliono da Roma. Una confusione. Faccia firmare subito al sindaco la domanda di mutuo per la cassa depositi e prestiti. Prima parte meglio è. Sì, signore, subito. E tutto questo per avere un po' d'acqua. E io che avevo deciso di sposare. Andammo con la mia futura moglie in municipio. Impegno assunto e solenne. Ma non è ancora il matrimonio. In tutti i modi... Congratulazioni. Grazie. Ehi, registro. Ah, è tutto pronto. Basta solo una firma, Eccoli. Andiamo. Aspetta. Signor sindaco, vengono per il sopralluogo. Mannaggia, proprio adesso. E allora? Non finisce mai sta strada, Naturalmente l'ingegnere, un giovanottino di città, arrivò proprio la vigilia delle nozze e io dovetti accompagnarlo nei sopralluoghi. Vede, ingegnere, laggiù è l'unico posto dove c'è l'acqua per il paese, sa? Le nostre donne due volte al giorno, pensi? È lontanissimo, poi con il sole, con il vento, sempre giù. Ma le sembra giusto questo? Senz'altro no. Situazioni così ingegnere, guardi queste ragazze. Quanto sono stanca. Ti aiuto io. Chi non ti aiuterebbe? Grazie. Pesante, ecco. E a me non mi aiuti? Ma certo che ti aiuto. Grazie, non ne ho bisogno. Allora gliel'abbiamo fatta, Chi? Fatta che cosa? Per l'acquedotto, no? Ah, non si facciano troppe illusioni, perché io il parere favorevole lo do. Ma di pareri ne do tanti e sa, sono lì ancora che dormono, Ma dice davvero, ingegnere? Ma come dice davvero? Certo, perché ci vuole tempo, tutto assieme non si può fare, quasi non ci sono mai. Dico bene, ingegnere? Proprio così. Passarono i mesi e noi sempre a fare pratiche. Oh, guarda che si vede, buongiorno. Guarda che a pochi se seguiti a pensare all'acqua tutto il giorno, Che diceva Franceschiello? Bevete vino e state per buoni. E tu cura di fegato. Andiamo, segretario. La seguo a ragionire, arrivederci. Buongiorno. Che tipo, è proprio fissato, Nacque perfino mia figlia. Che bella, tutta sua madre. 4,200 grammi. Complimenti, la tengo io al battesimo. Grazie. Oh, grazie. Con permesso. Faccio.
Tutto io bisogna che faccia, tutto, tutto. Ecco, allora, il padre mi presenta una... Il padre mi presenta a me, beh, una bambina di sesso femminile, cui dichiara di imporre il nome di... Luisa... No, no, prima Maria, e se no la nonna non le lascia niente. Ah, Maria Luisa, se no la nonna non le lascia niente. Va bene. Maria Luisa. E quando sarà cresciuta andrà anche lei a prendere l'acqua alla fonte. Ma almeno dicono che così migliorano del portamento, no? Sì, sì. La faccenda stava per andare in porto quando una sera in consiglio l'opposizione cominciò ad attaccare. Sanno che si scrivono domande, si spendono soldi per le carte, bolli, progetti. Se ti vuoi divertire, divertiti a casa tua. Qui ci sono delle cose più serie da fare. Ma se di serio non hai fatto mai nulla, tu sei trovato sempre da dire su quello che facevano gli altri. Trovo da dire quanto mi pare, apposta sono stato mandato qui. E sai che ti dico? Finiamola con queste pagliacciate, perché diversamente facciamo ridere tutto il paese. Calma, calma, signori, calma. Io ci credo meno di te all'acqua, ma qui ho firmato tutto. E se ci sono altre 100 pratiche, faccio pure quello. Così il paese non ha da ridere su di noi. Proprio adesso che le cose cominciavano a sistemarsi, viene prima la commissione e poi stanziano i fondi. Sì, i fondi dei miei calzoni. Mi mangio il cappello se ci danno qualche cosa. Il cappello! Ha ragione. In paese si tenevano addirittura dei piccoli comizi. Ma Giovanni lo sapeva che qui l'acqua non sarebbe arrivata mai. Non ci poteva arrivare. E che vuole diventare sindaco. Ecco quello che vuole. Quello vuole lui. Ci ha fatto spendere un sacco di soldi per la carta bollata. E gente senza coscienza. No. Pensa solo ai propri interessi. Può far la pasta grande. Hai capito? Oh, meno male che hai capito. No, Giovanni è un bravo ragazzo. Sì, un bravo ragazzo. Proprio al momento giusto. Infatti... Che c'è? Siamo venuti per l'acquedotto, chiamare il sindaco. L'acquedotto? Sì, l'acquedotto. Finalmente l'abbiamo avuto quest'acquedotto. Ma tu lo sai, eh? Lo sai quanti sacrifici abbiamo fatto per avere quest'acqua? Gli altri non volevano, ma io gliel'ho detto. Bisogna insistere, andare fino in fondo. Mica per noi, per il bene della popolazione. Sì. Ma loro neanche lo sanno quello che è costato questo lavoro. Neanche se lo sognano quello che è stato fatto. Io, anche di notte, stavo sveglio per fare le pratiche. Che? Mangialo! Hai perso la testa! Mangialo! Ancora di notte stavo sveglio! Mangialo! Glielo facemmo mangiare davvero il cappello. Aveva scommesso del resto e aveva perduto. Per di più aveva cercato alla fine di attribuirsi meriti non suoi e fu punito. Così Bussella ebbe la tanto sospirata acqua. Ce n'era voluto, ma si capisce, niente è facile. Anche per applicare la legge a favore degli enti locali ci vuole la buona volontà di tutti. Non manca nulla nel vostro paese? E allora fate come noi, muovetevi e vedrete che collaborando comune e governo comincerete a risolverli i vostri problemi. Come diceva quell'amico, questo è soltanto il principio? Questo è soltanto il principio.